anche qui. Non credo che potremmo più raggiungere gli altri. Torniamo indietro. Questa strada prima era libera. Quella è la casa di Takagi. Non siamo lontani. Già, ma vuoi camminare di nuovo sui muretti? Se solo trovassi una moto. Eccolo, Saiko! Mentre scelgo la moto, vedi se riesci a trovare qualcos'altro che possa servirci. Siamo in due. Forse la moto non è la scelta migliore. Andrebbe bene per un appuntamento. Che ne dici di questa? È fantastica. Si può usare anche in acqua. Mi pare di capire che la mia proposta ti piaccia. Sta cominciando a farsi divertente. È vero, puoi dirlo forte. E adesso che cosa vuoi fare? Perché hai già pensato a qualcosa, vero? Certamente. Solo che... Solo che cosa? C'è il rischio che diventi un po' troppo divertente. Certo che con te non ci si annoia proprio mai. Tieniti forte! Visto, basta una semplice scala per metterli in difficoltà. Però anche se cadono... Alla fine si rialzano sempre. Sarebbe stato troppo facile altrimenti. In questo caso... Comoro, ma che vuoi fare? Sfruttare la capacità anfibia! Adesso è come... Sai, con tu stai bene, forse ho esagerato. Ecco! Beh, io sono pur sempre una donna. Sì, certo, scusa. L'uomo che sospira perde il suo carisma, lo sapevi questo? Ok, però Saiko, potresti evitare di starmi così vicina? È meglio che parliamo a bassa voce finché ci sono loro nei paraggi. È stata una buona idea quella di venire sull'isolotto. In questo punto l'acqua è profonda e la corrente è molto forte. Lo so perché quando ero un bambino è per questo motivo che mi vietavano di venire a giocare qui. Bene, allora ci conviene approfittarne per riposare un po'. Tu che ne dici, sei d'accordo? Sì, ma sarà meglio fare dei turni di guardia. Comincio io, tu intanto riposati. Mi sto raffreddando. Con i vestiti bagnati sento molto freddo. Hai ragione, scusa. Ecco. Metti questa finché non si asciugano. Grazie, Komuro. Puoi girarti? Che c'è? Non mi sta bene, forse? No, no, figurati, è tutto il contrario. È solo che... Komuro, non puoi negarlo.
Tu mi guardi come un uomo guarda una donna. Non volevo, ti dà fastidio. Scusami. No, perché? Dopotutto io sono una donna, no? Per caso c'è un ragazzo, qualcuno in particolare che ti piace adesso? Che domande fai? No, è che volevo dire, ma che sto dicendo? È che pensavo che tu forse... Anch'io, certo. Ho avuto qualcuno nel cuore. Che ne pensi di ripartire? Se ne sono andati, mi sembra il momento migliore. Sì, d'accordo. Che sorpresa ti aspetta dietro l'angolo! Perché vai in un parco? Non fraintendermi, giuro che non ho cattive intenzioni. Che c'è nello zaino, presto! Ecco che vuoi fare. Lasci che il rumore mi attiri e nel frattempo... Noi ci dirigiamo verso l'uscita del parco che sta proprio dietro casa di Takagi. Se non è necessario, eviterei di usare il fucile, o il rumore li attirerebbe di nuovo verso di noi. Giusto, non farlo. Infatti, toccami! Cavolo, quanto puzzi. Potresti fare almeno un piccolo sforzo e lavarti i capelli? Ormai non ho più motivo di trattenermi. Fa quasi paura, ha una forza incredibile. Perché ti fermi? Psycho! Ma che Dio me ne prende adesso? Vieni! Corri! Che è successo, Psycho? Perché ti sei bloccata? È pericoloso continuare a muoversi di notte. Staremo qui finché non fa giorno. Spada, questa non è di legno. Guarda, Psycho, prendila tu. Perché non vieni qui a cambiarti? I tuoi vestiti sono asciutti.
Sono pronta. Ho trovato qualcosa che può servirti. Mi sento più tranquillo adesso. Di che parli? Che hai trovato? Guarda tu stessa. Ecco. Si tratta di una toilette portatile, signorina Saeko. Tu avresti... Non ci trovo niente da ridere. Io mi sono preoccupato per te, ho pensato che... Sì, lo so. Sto bene. Sto bene ora. C'era qualcosa che volevi chiedermi? Vorrei solo capire che ti è successo. Eri paralizzata, ci deve essere un motivo serio. Probabilmente non ti interesserà il mio racconto, ma mi ascolteresti lo stesso. Mi sono ricordata dell'ultima volta in cui ho avuto paura. Per via di quei bambini, sono stati loro a spaventarti. Erano inquietanti, ma non mi riferivo a loro. Mi è tornata in mente una cosa. Quando mi hai chiesto se c'era qualcuno che mi piacesse. È colpa mia, allora. Ti chiedo scusa. Non scusarti. Sono una donna, no? È normale, anche a me può piacere un uomo. Però io... non gli ho mai detto quello che sentivo per lui. Ho sempre pensato di non esserne degna. Ma perché? Una donna come te potrebbe avere chiunque. Davvero? Anche se ho quasi ucciso qualcuno. Come? È successo 4 anni fa. Una notte un uomo mi aggredì. Io avevo la mia spada di legno con me e con quella riuscii a difendermi. Gli fratturai una spalla e un femore. Quando raccontai alla polizia che cos'era successo, mi accompagnarono in auto fino a casa. Ma allora si è trattato soltanto di legittima difesa? No, non era solo quello. Quella volta ho scoperto chi sono. Mi è piaciuto. Avevo un nemico di fronte a me e questa cosa mi eccitava da morire. Sapevo di essere in vantaggio per via della mia spada, ma feci finta di avere paura. Gli tesi una trappola perché abbassasse la guardia. Poi lo colpì con la massima crudeltà. E mi è piaciuto. E così mi è piaciuto immensamente. Ora sai tutto, sai chi sono davvero! Questa è la vera natura di Saeko Mizushima! Sono una creatura sanguinaria! Mi ubriaco della mia forza e godo del mio potere di sopraffazione! Come potrei sperare di meritare l'amore? Che significa? Anch'io da quando sono comparsi loro! Ma tu sei cambiato per sopravvivere. Io ero così già da prima che arrivassero. Saeko, non devi... Prima di combattere ho sentito quell'ebbrezza. Ho percepito il piacere che provavo. Crescendo sono diventata ancora più spietata.
Rifacciamo la stessa strada. Dovremmo arrivare a casa di Takagi tra circa una ventina di minuti. Perché sono qui? Si sente solo il rumore delle foglie. Non può essere stato questo. Non capisco perché. Saiko, vai, comincia a correre. Saiko! Kamura, che cosa... Se ti serve un motivo per lottare, te lo darò io. Sì, Saiko! Non importa di quali atrocità ti senti sporca, io ti ammiro come nessun altro e non potrò mai perdere il rispetto per te! Per me sarai sempre la donna migliore sulla faccia della terra! Non puoi lasciarti morire e non puoi lasciare morire me! Continua a vivere, ti prego, fallo per me! Accetta il tuo lato oscuro! Tu sei straordinaria così come sei! Bene adesso. Tu mi fai stare bene, Takashi. Saiko, da questa parte! Takashi!